Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Zerotto e oggi vi parlerò di una nuova mappa di Call of Duty Black Ops 3 Splash, facente parte del nuovo DLC Awakening. Sono riuscito a scaricare queste mappe solo da poco, ma ci tengo lo stesso a portare i miei pareri su tutte quante. Quindi aspettatevi altri 3 video, più uno sulla mappa zombie Der Eisendrache. La mappa Rise invece è già stata analizzata, mi raccomando andate a vedere anche quel video. Quindi ragazzi, iniziamo subito con le prime impressioni su Splash. A schermo potete vedere un mio gameplay su questa mappa in una partita personalizzata, non in partita matchmaking, perché ci tengo a mostrarvi la mappa a fondo, cosa che riesce più difficile se giocata in multiplayer online. Questa mappa è ambientata in un parco acquatico in disuso e a mio parere è la più bella, esteticamente parlando, di tutti il DLC. I combattimenti si alternano tra spazi chiusi, come scivoli, piscine, negozi di souvenir e chi più ne ha più ne metta, e aperti sulle medie e lunghe distanze. Bensì non si sente il bisogno di farsi un bagno mentre si gioca su Splash, le piscine poste ai confini dei laterali della mappa sono molto utili per aggirare i nemici e prenderli alle spalle, così da chiuderli se aiutati dai propri alleati nello spawn. I colori di questo parco acquatico sono forti e saturi, insomma una vera gioia per gli occhi. Su Splash inoltre nulla deve essere dato per scontato. Dietro ogni angolo può esserci un avversario pronto a uccidervi e in ogni vasca ce ne potrebbe essere un altro pronto a tendervi un agguato. Le migliori modalità da giocare su questa mappa sono ancora come i Rise quelle ad obiettivi, mentre le altre, come Deathmatch e squadre o tutti contro tutti, risultano piuttosto dispersive a causa delle grandi dimensioni della mappa. Infine io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace se è così e commentate cosa pensate di questa mappa. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!